Benvenuti nel vlog numero 100. In realtà questo video riguarderà la giornata di domani, ma lo voglio iniziare adesso perché domani sarà una giornata in cui sarò tutto il giorno fuori casa e quindi oggi devo fare meal prep. Ho appena realizzato che voi saprete già cosa vado a fare domani se mi seguite su Instagram e se avete letto il titolo di questo video. Quindi, yes, vado a fare la Spartan. Mi sono lasciata convincere dalla mia amica Frank e mi ha detto: Silvia, è una figata pazzesca, tu la amerai. Quindi ho detto: va bene, andiamo, vai, facciamo questa pazzia. Saremo io, Jimmy, Frankie e Sal, suo fidanzato prossimo marito, e andiamo a Misano. Siccome la gara è domani pomeriggio, quello che voglio fare con i miei pasti è quello di non appesantirmi. Ciò che mi appesantisce sono le verdure, quindi sto cercando di fare il pranzo e la merenda pre-gara praticamente privi di verdure e poi portarmi il pasto con le verdure per la cena. Per pranzo ho preparato un francherotto. Essenzialmente è un pancake farcito che non necessita di essere ulteriormente tagliato o stratificato in quanto è tutto già pronto, quindi ciò che esce dal pentolino è ciò che poi mangi e questo risulta veramente pratico quando si è in viaggio. E la ricetta è della mia amica Frankie, la mia compagna di Spartan di domani. Praticamente gli ingredienti sono come quelli di un pancake normale, solo che la differenza è che nel momento in cui si va a versare l'impasto nel pentolino se ne mette soltanto metà, poi si lascia un pochino rapprendere, si aggiunge la farcitura, che è veramente a piacere, da questo il bello, si possono fare 10.000 gusti diversi, e poi si versa il resto del composto. Ammetto che l'ho fatto la settimana scorsa e mi è venuto molto meglio, ero riuscita a dosarmi meglio a metà degli impasti, oggi non molto, si vede che sono veramente stanca. Comunque è riuscito e questo è il risultato finale, è ancora un po' caldo e si vede già la farcitura tonno e ricotta che esce. Sì, non è stata una grande riuscita come le altre volte, ma vabbè, l'importante è che sia buono, pratico, saporito e pronto. Quindi adesso abbiamo preparato tutto, prendo la roba che mi devo portare domani per correre alla Spartan e vado a letto, perché domani la sveglia è molto presto. Niente ragazzi, non ho sonno, devo ancora chiudere il video del cocco, quello che avete visto prima di questo. La tipica doccia pre-Spartan. Team Spartan abbiamo Frankie, Jimmy e Sal! Siamo arrivati e adesso siamo al parcheggio super disagiati a mangiare. Frankie, ho fatto il disagiato, sarei te. Quindi adesso ragazzi, è una cosa molto importante il francherotto. Sì. Come vi dicevo, il francherotto è la ricetta della Frankie e purtroppo ti devo dire che mi è venuto un po' la merda. Ma infatti dovevi riprenderlo al primo tentativo, era molto perfetto, sì, cioè sì. Quello dell'altra volta era una bomba. Quello vabbè, guarda che allora, è bello però. Ma non lo so, cioè no, io provo. Non mi soddisfa, era più alto l'altro. Perché ha visto che l'altro era più alto e bello. Però c'è ciccioso. Guarda che bello, Beh dai, è Frankie approved. Quindi grazie al francherotto ho finito la Spartan. Sottofondo di Jimmy che dice una verità. Non lo so. No, facciamo le cose fatte per bene. Jimmy, sei pronto? Prontissimo. E non lo so mica dove sta. Cammate, cammate. Mamate, cammate. E appena questo sono mezza famiglia neozelandese. Sono la metto. Capitano degli All Blacks. C'è The Rock che sta piangendo. Questo è il punto d'arrivo, il fuoco. Siamo arrivate. Sai quello che fate solo? Allora raga, questo sarà... Oh mio Dio, tu devi andare sotto con la testa? Ah! Anche perché non c'è... No, Frank, che schifo! Se la Silvia arriva, Barbie. Ciao! No! E come fa? È tutto aperto, ti immagini se un punto non è aperto? Non c'è altro modo.
Adoro, sì. Partiamo noi, partiamo da qui. Ci facciamo tutta strada cittadina, questa è tutta campagna. Qua scendiamo, qua inizia il tratto, questo è tutto mare. Sì. E poi rientriamo nel villaggio dove, tieni presente che tutti gli ostacoli sono qui. Qua ci sarà giusto qualcosa, qua non ci sarà niente. E qua quei quattro in mare, ma poi sono tutti qua e nella prima parte ci saranno i muretti. Che cioè figa. In questo percorso noi di ostacoli troviamo un po' di muretti, qualche, magari sulle spiagge c'è una catena sicuramente. E vai muretti, olio cuore. È infortunata con una cosa del genere e non potevi far causa sostanzialmente per i danni morali di una cosa del genere. Wow. Sì, sta già per dare rincuore. Ok raga, ciao. È sto bello. Adesso lasciamo lo zaino, quindi ci vediamo alla fine. Non ci vedo niente. Vai giù. No. Con la... Portala giù. Ok, vai. Aspetta, no, rifallo, c'era uno dietro. Vai. Te la devi sistemare in fronte. Oddio. Vai, da lì in fronte. Mina traumatizzata. Vai. No, non ti la sistemare. No, andiamo via. Cioè, mi sono trovata nel fango, è stata una figata pazzesca. È stata bravissima. Spartani! Aru! Ragazzi, ma la soddisfazione di essere riuscita a arrampicarmi. Raga, alle murelle, come sì, si chiamano? Cioè, andava benissimo e veloce sui tubi. Cioè, raga, una scimmia. Che soddisfazione! La scimmia. Bellissimo, bellissimo. Bravi, bello, davvero. Bello. Poi tutti insieme, quindi la figata era che eravamo tutti insieme a fare tutti gli ostacoli. Senti com'è pesa la medaglia. Niente, abbiamo deciso di lavarci in un modo alternativo. 3, 2, 1, via! Comunque non abbiamo fatto nessuna Spartan, siamo venuti, abbiamo ritirato le magliettine e siamo venuti a farci il bagno. Sta barando, questo non lo pubblicherà nel suo canale, ma sta barando. Mamma! Non mi tocca. Che è successo? Guarda! Dai, dimmi che ti viene il cagotto, muoviti! Dai, di fronte a noi! Aspetta! Che palle! A posto? Insomma! C'è Baywatch e poi c'è Jimmy! Come potrete notare, dal giorno della Spartan è passato qualche giorno e un bel po' di docce, ma volevo concludere questo video dicendovi quello che ha significato per me questa gara. Ho deciso di dedicare il vlog numero 100, nonché ultimo video di Silviembre, a questa esperienza. Io ho iniziato su YouTube circa 4 anni fa portando una Silvia che si allenava per dei fini estetici. Il mio obiettivo era quello di costruire muscoli, crearmi un fisico che mi piacesse, ma negli anni
in me è avvenuta un'evoluzione, un cambiamento, e sono diventata sempre di più una Silvia che si allena per la performance, quindi che ha come obiettivo un determinato atto fisico. Per anni vi ho raccontato dei miei obiettivi come le verticali, le trazioni, le rondate, i flick, me ne invento una ogni 3x2, quindi capisco che non me le ricordiate tutte, nemmeno io, ma questa gara ha fatto sì che tutte le mie parole diventassero fatti. Durante la gara ho fatto monkey bar, ho portato pesi, carichi, ho sollevato cose, mi sono sollevata e ho compiuto dei gesti atletici che sinceramente non pensavo il mio corpo fosse in grado di fare. Io quando sono arrivata alla stazione delle monkey bar ho detto ok raga, vado a fare i burpees, perché se si cade o non si supera una stazione si fanno i burpees per poter andare avanti. Però ci ho provato e sarà stata l'adrenalina, gli amici che mi incitavano o semplicemente il fatto che mi sottovaluto molto spesso, voi lo sapete, lo faccio, sono riuscita a superarle al primo colpo ed è stato bellissimo. Questa gara e tutto questo mi ha dato la riprova che questo è il fitness che voglio essere ed è il fitness che voglio farvi vedere. So di essere un po' la voce fuori dal coro, ma in realtà, avendo visto tante persone lì alla gara, tra le quali c'eravate tante di voi, infatti ci siamo salutate, ci siamo incontrate, mi ha dato un po' di speranza. E niente, io concluderei qui questo video. Concluderei qui i video di Silviembre, visto che ormai è l'ultimo giorno, più o meno. Spero che questa serie di video, o comunque il mood di questo mese, vi abbia spronato a pensare a fare un cambiamento, a pensare a prendere più cura di voi stessi, anche dal mese prossimo, se non avete già iniziato, da quello dopo, non importa, l'importante è prima o poi iniziare. E basta, io vi saluto, finisce Silviembre, ma la mia motivazione non molla, anzi, questa gara mi ha dato tantissima motivazione, chissà l'anno prossimo se magari ci infilo una super, perché yes, ho iniziato a fare le Spartan e non finisce qui. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille. Ciao ciao!